Mi vuoi mariemme, vuoi demme una mariola, cacusta, non cacusta, basta macca sia dal munfra. E mi vuoi mariemme, una mariolana che la venga dal munfra, che la venda le castagne brusata. Allora, Parto dalla. no, comincio io a chiederle una cosa che chiediamo a tutti. Chiediamo a tutti i testimoni, diciamo, di presentarsi da soli. Quindi io le chiederei di cominciare dicendo nome, cognome, nome di battaglia, luogo e data di nascita e Nascita. brigata di appartenenza. Quindi si presenta da solo. Costantini Aldo, nato a Burano, battezzato a Torcello e vivo a Murano, Data sempre Venezia. Da di nascita, 27 del 3 1924. nome di battaglia, brigata Totò. di appartenenza, 19esima Garibaldi. che operava Che dove? operava nell'artigiano Monferrato, ma però abbiamo cominciato da dietro Superia e abbiamo dopo un gruppo e poi ci hanno radunati tutti a Cocconato Ma perché allora torniamo più indietro adesso, perché lei ha una particolarità, lei è un partigiano carabiniere, sì. perché lei cosa ci faceva in Piemonte un Comincio giovane da di Venezia, di Venezia. Murano, Adesso Burano? li racconto. Allora, a marzo del 43 sono un maresciallo di Gambetta, mi ha chiesto se voglio andare dei carabinieri. Allora, io e il mio cugino siamo andati a far subito, ci hanno mandato a San Zaccheria a fare la domanda. Dopo 3 giorni ci hanno spedito subito a Padova per la visita generale. E lì ci hanno visitato e hanno detto abili arruolati. Subito. Allora hanno formato un reparto di tutti i carabinieri che dovevano andare a Torino a fare gli allievi. E da lì siamo partiti subito e ci hanno sbarcato dal treno alla stazione Susa, non la centrale Nova, Porta Susa. alla Susa. E di là c'era la strada di via Cernaia con la caserma La grande Cernaia. caserma dei carabinieri di via Cernaia, sì. Era la scuola, insomma, di allievi quella volta, adesso non so. Quindi l'8 settembre 43 la sorpresa a Torino. Lei era Sì, carabiniere a Torino. adesso glielo dico. E da lì, da allievo, quello che mi ha spaventato, che ho visto, ho capito la guerra, insomma, è stato il 13 luglio del 1943, il bombardamento di Torino. Ho visto Torino in fiamme. Sono detto un bombardamento che hanno guardato la Fiat e hanno fatto una pioggia di spessoni incendiari, hanno incendiato tutta la città. E io sono rimasto e non me la dimentico più. E com'è che un carabiniere diventa partigiano? Adesso glielo dico. Dunque, noi dopo il 25 Luglio. luglio è stato l'arresto di Mussolini Certo. e da allievo ci sono passati tutti i carabinieri e dalla scuola allievi invece ci ha passato al battaglione mobile che era vicino a dove era il comando di carabinieri, la legione. E da lì siamo rimasti in servizio fino a quando? L'8 settembre, sì, ma sempre in servizio. E dopo quello che è successo il 25 luglio, che hanno arrestato il Duce e portato sul Gran Sasso, è trascorso dal 25 fino all'8 settembre. L'8 settembre eravamo in servizio a Torino. E abbiamo saputo, sentito che Vittorio Emanuele con Badoglio sono fuggiti in Bassa Italia perché lì erano sbarcati gli americani e ha dichiarato armistizio incondizionato, in modo che l'esercito ha cominciato a scappare. Certo. E invece il nostro colonnello dice: non scappate, stiamo qua per l'ordine, perché il popolo ha bisogno di noi altri carabinieri. E sono durato fino a durante l'invernata, alla fine del 43,
fino a gennaio, quando ha fatto servizio sempre in Piazza Castello a Torino. E lì si davano i turni. Quando è stato a febbraio è successo che si sono organizzati i partigiani, si sono cominciato a organizzare le camicie nere. E sicché i Quindi qui siamo partigiani. già febbraio 44. Sì, febbraio 44. E allora a Lanzo, Val di Lanzo, sì. nel Val di Lanzo, perché il nostro comandante era anche di Val di Lanzo, dopo glielo dico, i partigiani hanno disarmato una caserma di carabinieri. No? Allora il nostro comando ha detto: andiamo a vedere cosa è successo. No? E siamo arrivati lì, ci hanno fatto dormire in un albergo. Sotto, insomma, eravamo tutti 20 col tenente. Alla mattina ci siamo alzati, siamo andati fuori, abbiamo trovato i partigiani, dateci i documenti, dateci le armi che ci servono. E come fa? Beh, noi carabinieri non si sparava ai partigiani. No? Cos'è successo? E adesso dico, cosa facciamo noi? Il tenente gli ha detto. E noi, arrangiatevi perché noi andiamo subito verso Francia. Hanno preso le montagne, la vallata di Lanzo e sono andati su. E ci hanno abbandonato, li siamo rimasti in mezzo. Però qui è una cosa importante che lei mi ha detto. Avete stabilito che i carabinieri non sparano sui partigiani. Di Perché? fatto. Perché l'avete pensato? Ma questo era dopo l'8 settembre, però. Certo. Perché quelli che erano partigiani erano tutti soldati che erano scappati, disertori Quindi, come dire, dall'esercito. non possiamo sparare su dei cittadini italiani. Non possiamo Ecco, considerarli nemici. ma i partigiani, insomma, i carabinieri non sparavano e di fatto state attenti. È successo poi che da lì dopo sono finiti anche i carabinieri in Germania, sono andati a finire. E sì che le brigate. Ecco, e cosa è successo? I partigiani ci hanno disarmato. Ah, traditori della patria, ci hanno detto. Allora ci hanno preso in un camion, ci hanno portati tutti alle nuove carceri nuove di Torino in attesa del processo. E sì che hanno preparato il processo con una sala con tutti questi ufficiali delle brigate nere. E noi tutti in riga attorno a questa sala grande e ci hanno chiesto di prendere dei difensori. Abbiamo preso tre avvocati, e il principale era Baravalle, che era un potente avvocato, insomma, e lì si è successa la discussione. A un certo momento sto Baravalle ha detto, insomma, ha detto, provate voi altri andare a sparare ai partigiani. Insomma, è successo un silenzio, e allora hanno deciso, carabinieri, il tenente volevano fucilarlo, no? Il tenente si chiamava Bercellino, vero? Eh? Il tenente Bercellino? No, il No. nostro tenente eccellente Vabbè, non importa. si comincia con P. Vabbè, non importa, non importa. Quindi il tenente era condannato a morte. È E condannato. voi? E i partigiani invece tutti, i partigiani e i carabinieri tutti a 20 anni. 20 anni di carcere. 20 anni di carcere da scontare, insomma, con l'esercito fascista. C'era. E Con da lì, l'accusa di resa in campo aperto senza colpo ferire. quella era l'imputazione. Traditori della patria. E Resa in campo loro, aperto senza colpo ferire. resa in campo aperto senza colpo ferire, e ci hanno messo al carcere militare di via Ormea a Torino, dietro il Valentino. Sì. E lì siamo stati da marzo del 44. 44 e fino a settembre del 44 sempre. E che faceva servizio nel carcere? Erano tutti dei militari e in più era un mezzo graduato lui, e che dirigeva il carcere era un tenente, ma sempre dell'esercito. E la notte del 19 Sì, 19 settembre settembre 44. 44 è venuto di notte e aveva avvisato il brigadiere di non spogliarsi, di stare, e alle 4 ci ha portato due pistole, e io ne ho presa una.
e un altro, e dopo c'era un altro carabiniere grande, 1,90. E io non ho bisogno della pistola avanti, ho detto vieni tu, e siamo andati al corpo di guardia, abbiamo disarmato il corpo di guardia, li abbiamo messo in una cella di sicurezza, e intanto quello che ci ha dato le pistole era del Comitato di Liberazione. Ha detto, dice, aprite tutte le stanze, le camerate di tutti i deputati, ma lì c'era dell'esercito, marina, ce n'erano di tutti i colori, no? E aprite la cella al tenente, perché il tenente l'avevano messo in una cella da solo. E io apro le porte. Noi abbiamo fatto così, e sono andato in una stanza aperta, dico ragazzi, si parte, e ho preso una giacca, perché io avevo la casacca della divisa. E cosa? Ragazzi, via, via tutti, via tutti, via tutti. Alle 4 di notte, con un silenzio perfetto, un scuro di luna. E mi ha detto, prendete subito in velocità, allontanatevi tutti quanti, no? E verso di noi ci ha detto, andate verso Superga. Dopo Superga si capisce che lui era uno che conosceva la 19ª. Allora, la fermo un attimo. L'episodio dell'evasione dal carcere militare di Via Ormea a Torino, 19 settembre 1944, è un episodio celebre della storia Celebre, è della stato Resistenza. Ecco, organizzato dal Comitato di Liberazione. ma le voglio chiedere una cosa prima. In quei mesi che eravate chiusi in carcere, eravate pentiti di quello che era successo in Val di Lanzo, oppure ne eravate convinti ancora? Ma ormai siamo rassegnati, eravamo carabinieri in carcere, i carabinieri ormai li avevano portati via tutti in Germania, non Non c'era. c'era ancora l'idea, vogliamo fare i partigiani, non era possibile, era troppo presto. No, l'idea dopo è venuta con l'evasione. Quello che ci ha organizzato l'evasione ci ha detto andate su, io sono del Comitato di Liberazione, ma è scappato anche lui poi. Lo credo. E così abbiamo preso il ponte, che è il primo ponte che si chiama il Valentino, e abbiamo preso su A piedi. avevo a Perché è lontana Superga da Via Ormea. No, abbiamo preso il ponte del Valentino, e sì che abbiamo preso su, dopo siamo passati vicino a una cosa, eravamo come le lepre, corri, corri, Anche beh, corri, avevate un centinaio, eh? Eravate tanti. sì, ma dei carabinieri ne avevamo 20, ma tutto il resto della caserma era piena di tutti i traditori, sì, loro dicevano traditori, sono scappati dal militare, insomma, renitenti alla Sì, leva, sì, sì. erano tutti insomma contro, e sì che abbiamo preso e abbiamo detto, ah, cioè, corri, corri, abbiamo trovato una cascina in mezzo a una collina tutta boscosa, ma era una cascina dei contadini. E l'altro che era con me era un piemontese. E ha detto, sa, ah, dice, hanno fucilato il tenente. Ha detto, abbiamo sentito. Perché noi dobbiamo andare verso Superga. Allora gli fa, intanto mangiate un po' di castagne. Quindi vi No, hanno aiutato in qualche nocciole, nocciole. E abbiamo mangiato un piatto di nocciole. E ha detto prendete questa strada, ma poi dice state attenti alla strada che viene da Torino e che va a Chieri. E allora noi vi in questo bel tutto mezzo bosco, vigneti, e quando siamo arrivati alla strada siamo nascosti, non c'è nessuno, via, salta e corri verso Superga. E a un certo punto abbiamo trovato due contadini che falciavano l'erba in un prato. E allora ecco, dall'altro in piemontese gli ha parlato, si diceva, ah, abbiamo sentito, abbiamo sentito. Allora dice, la strada dietro Superga è questa qua. E intanto è venuto incontro una signorina che ci ha detto, ah, dovete andare a Superga. Mi porto io, ha detto. Era la partigiana. E sì che è arrivati dietro, sempre un po' lontano da Superga, no? Abbiamo trovato un gruppo, ragazzi. Ecco due evasori, insomma, dal Due carcere. vasi, sì. E io ho trovato anche quello che gli ho preso la giacca. Ah, la mia giacca! Insomma, e dopo parecchi altri, insomma, non carabinieri.
Niente, eravamo due carabinieri e solo, dopo senza divisa, sempre, e siamo stati in compagnia dopo sempre, e così dopo invece da Cocconato. Aspetti, quindi a Superga si è formata in qualche modo un gruppo partigiano, i ragazzi della barca, che nella storia della Resistenza anche sono molto conosciuti, giovanissimi partigiani di Torino. Tutti i partigiani di Torino. Della barca, insomma, del quartiere Barca, è vicino al ponte di che va a Superga, e da lì hanno telefonato a Cocconato, che lì c'era il comandante della diciannovesima, e ci hanno mandato un camioncino a prelevarsi, e siamo andati via, e abbiamo una collina, poi un'altra collina, poi insomma il Monferrato non finiva più, e siamo andati a Cocconato. C'era il presidente Mario, come si chiamava, Mario? Furieri. Il comandante della brigata. Era di Lanzo. E lì si erano organizzati, ci hanno messo in una scuola, che lì la scuola non funzionava più, a dormire. Siamo accomodati lì per un periodo di 15-20 giorni, insomma andava tutto bene, e ci mandavano di tutto, insomma anche c'erano delle ditte che ci fornivano di mangiare, insomma non mancava niente, solo che il dormire ci siamo sistemati in una scuola. E dopo un certo momento ha telefonato il comitato di liberazione di sparpagliarsi a gruppi di perché... Aspetti che la fermo ancora un attimo, perché mi farebbe piacere ricordare il nome a cui la persona a cui è stata intitolata la 19ª Brigata Garibaldi, Eusebio Giambone. Eusebio Giambone, sì, che Non l'abbiamo conosciuto. Certo che no, poverino, perché era stato appena fucilato al Martinetto a Torino. Lui è stato un eroe della Resistenza. Quelli che ha organizzato, insomma, che lui organizzato era un operaio ancora dai tempi di Antonio Gramsci alla Fiat dell'Ordine Nuovo, e è stato fucilato al Martinetto, e le sue lettere che ha scritto la sera prima di essere fucilato a sua moglie e a sua figlia sono tra le più belle lettere dei condannati a morte della Resistenza, sono pubblicate in un libro. Noi altri dopo ci ha diviso, e io con il vice comandante, che è rimasto sempre a Cucconato, è sempre rimasto il comandante, e ci ha diviso a gruppi, e io con quel gruppo della barca sono andato a Piea d'Asti, e lì ho trovato Massimo Rendina, e dopo c'era un altro professore, non so, dopo erano tutti personaggi, insomma, scappati via, o se no... Eravate armati? Altro che armati, che? Sempre armati. E avevamo il gruppo, poi aveva una mitragliatura, un ex carabiniere anche assieme, aveva il mitragliere, poi, ma io invece... Di armi, non sono mai stato armato con armi pesanti, perché mi hanno fatto fare la staffetta. Sì, che quando siamo andati a Piè serviva delle staffette, perché nel comitato di liberazione da Torino, quando che c'era un movimento di rastrellamento, avvisavano il comitato di liberazione, che forse ce n'era dappertutto, diciamo, guardate che c'è un rastrellamento, state attenti. Allora noi altri dovevamo a dividersi, e non sparare, non fare fuoco, insomma, a quelli che ci venivano per rastrellarci, perché se sparate contro di loro poi bruciano il paese, come che è successo Valsesia. Sì, la Valsesia, certo. Lì anche abbiamo trovato due o tre della Valsesia, perché la Valsesia sono andati in gruppo, hanno bloccato tutta la vallata, hanno ammazzato partigiani, resistenti, e hanno buttato tutto in Sesia, il fiume Sesia. Sì, questo è in Valsesia, ma lì vicino a Cocconato, dove era lei, in Monferrato, ci fu una terribile rappresaglia. Perché nell'ottobre del 44 a Villa Deati furono, dopo l'uccisione di un soldato tedesco, andarono a prendere 10 civili e
il parroco del paese si è offerto, uccidete me al posto loro, hanno ucciso anche il parroco, sì, 11, sì, sì, ed sì. Era proprio... Ma io lei non, si ricorda... Non ero presente, insomma, ma insomma, ne è successo di tutti i colori. Poi noi altri da lì... A lei è capitato di partecipare a scontri armati? No, a scontri armati siamo andati una volta al bivio di Montafia. E dopo siamo andati sempre in macchina, siamo andati a scontri armati, ma i scontri armati di fronte a loro, a un gruppo abbiamo vicino a Asti, un giorno eravamo a 6-7 km da Asti, e dopo Montechiaro, avanti sulla destra, siamo scappati lì, per l'estremamento siamo andati sola, e da Asti è venuto un gruppo in cerca di partigiani. E noi altri dall'alto abbiamo sparato, sì che c'era un fuoco, e non è successo, non hanno ammazzato nessuno, e dopo loro invece hanno ammazzato un partigiano, però da questa strada, noi eravamo da una parte, loro erano nella strada e di l'altra c'era un altro paese, e uno della nostra brigata Garibaldi si era sperso, sì che l'hanno visto con una pistola, l'hanno ammazzato subito. È finito dopo questo piccolo rastrellamento, siamo ritornati a Piera e io dopo adesso con Massimo Rendina organizzato ho dovuto trovare uno che sono io per fare la staffetta. E c'era nel bivio che viene da Torino e che dopo va a Coconato e l'altro viene verso Asti, e c'era un'osteria. E su questa osteria io quando andavo dovevo fare un numero e chiedere se c'è qualcosa di nuovo. E loro mi dicevano se c'è o non c'è. È organizzato da un messaggio cifrato. E dopo durante l'inverno poi abbiamo dormito sulla paglia, abbiamo dormito nelle stalle, quando che c'era... E invece dopo... La gente vi aiutava? La popolazione vi aiutava? Ma la popolazione era con noi, vivevamo con loro, perché il pane... Solo che veramente l'alloggio, noi altri eravamo sempre nei fienilli, dove che capitava, abbiamo dormito in una stalla con le bestie... insomma, quando che c'erano i rastrellamenti hanno detto sparpagliatevi e andate, insomma, finché ma siccome che i rastrellamenti il territorio era immenso, no? E allora dopo si ritiravano e quando andavano via e allora noi altri ci ritrovavamo tutti assieme. Ma... Lei sono due domande che faccio a tutti. C'è stato un momento in particolare di grande paura, in cui ha avuto davvero paura di morire? Ma dopo io avevo più paura quando ero in carcere, ma da partigiano dopo, da partigiano ma la paura di morire no, perché... C'era anche un po' di incoscienza da sì, giovani? Era l'ordine di cercare di salvarsi la pelle e di fargli dire che quando che si tratta di non far battaglia con quelli che venivano e di andare in un altro paese dove non c'erano e aspettare che loro andassero via per poi ritornare. Le faccio un'altra domanda. Lei si è ritrovato partigiano un po' per caso, diciamo, sì, non ma... per scelta politica. No, io ero carabiniere detenuto e il comitato di versione ci ha liberati. Sì, ma dopo, quando si è trovato in mezzo ai partigiani, inquadrato in una brigata Garibaldi, capitava anche di fare discussioni, no, di ragionare su che Italia vogliamo, perché stiamo combattendo, qual è i nostri ideali? Era il discorso solamente si faceva di fare la lotta, insomma, per arrivare alla liberazione, insomma, partigiani, ma tutti gli altri garibaldini erano da Cuneo fino arrivavano fino a Domodossola, tutti, certo, i monti, tutte le brigate garibaldine erano tutti là, ma dei garibaldini eravamo solo noi nell'Astigiano Monferrato.
Sì, c'era anche la divisione Monferrato che era più legata, credo, a Giustizia e Libertà. Sì. Che era comandata da un tenente dei carabinieri, anche lui scappato via da... Quindi tra di voi non c'erano discussioni di politica, discussioni culturali? No, avevamo un professore di politica che parlava di politica, era di sinistra, no, perché sia Massimo Rendina come giornalista, ma Massimo Rendina era giornalista di sinistra, ma non era come il professore invece ci parlava della politica, del socialismo, del comunismo, insomma, ma poi a me proprio non mi interessava, politicamente non mi sono mai interessato di niente. E così, e dopo sto Massimo Rendina, una volta, poi è venuto un romano, quando hanno ammazzato quei 300 romani, la Foster Ardettine, diventava pazzo, 300 romani, come, insomma, alle Fosse Ardeatine stiamo parlando, sì. Sì, questo romano era da Roma e ha saputo delle Fosse Ardeatine e diventava pazzo, insomma, di odio contro la Repubblica Fascista. Un'altra domanda, così come le ho chiesto se c'è stato un momento di angoscia, di paura particolare, lei mi ha detto più in carcere che dopo, invece no, durante il periodo della resistenza, da partigiano, c'era modo anche di vivere momenti di gioia, di allegria o no? Ah sì, si cantava, quando a me addirittura sulle osterie cantavano... mi marie, mi vuoi marieme, vuoi demme una mariola, cacusta, non cacusta, basta macca sia dal munfra. E mi vuoi marieme, una mariulana, che la venga dal munfra, che la venda le castagne brusata. Ha imparato anche il piemontese. Sì, perché eravamo nelle osterie, no, dove... ma mi è rimasta così impressa e l'ho imparata... Questo Marie, mi vuoi Marie, in piemontese è cantata, no? Certo. Mi vuoi mi ma vuoi prima l'ho interrotta, forse lei mi voleva raccontare ancora qualcosa su momenti invece di angoscia. E adesso glielo racconto. Quando è stato il più grande restrenamento prima di Natale... 44. Hanno dato ordine al Comitato di Liberazione di squagliarsi tutti. Perché hanno fatto un potente restrenamento, no? E quali assi tutti? Insomma, io, perché tutti avevano parenti, avevano cose, insomma, io cosa faccio? Ti devi arrangiare. Insomma, sono andato a dormire in una stalla vicino a Pierre. Da solo? Da solo, sì, perché sono rimasto solo. E dopo quelli mi hanno fatto dormire con le mucche, insomma. E alla mattina mi hanno dato latte, roba, e mi ha detto: guarda che devi andare via, se no mi bruciano la casa, no? Cioè. Cosa faccio? Vado, cerchi. Allora io ho preso, sono andato dal parroco. Allora, il parroco mi conosceva già da partigiano. C'è un buco, si può. E allora lui mi ha detto: guarda, la chiesa ha due o tre appartamentini che erano di fronte alla chiesa. E c'è una sfollata che ha un appartamentino e se può andare da là. E ora mi ha indicato, mi ha accompagnato e ha detto: va bene, c'è la soffitta. Mi ha detto: la soffitta. E davanti c'era una sala grande dove facevano delle conferenze. E ha detto: guardi che c'è l'estellamento. Va bene, la metto in soffitta. E quando sono andato in soffitta, sono arrivati tutti e sono venuti a proprio sotto la sala dove io ero disteso. Allora mi ha detto: sono qua. Allora lei ha chiuso la soffitta, no? Quando andranno via lo chiamo. E siccome che le soffitte erano fatte di tanti travi, ma tra i travi era proprio che si sentiva tutto. E io ho preparato una cosa, avevo anche il zaino con una coperta e mi sono disteso lì e sono stato due giorni disteso con la paura che loro erano sotto il movimento. Era il più grande rastrellamento che... Si ricorda in che comune era, in che paese era? Pierre, Pierre, da Pierre.
sempre a Piera d'Asti, perché la nostra sede era lì. Sono andato anche a Montechiaro. Ma insomma. Quindi si può dire che in quei mesi di resistenza lei ha incontrato la generosità di molta gente? Sì. Anche il coraggio, quella donna è stata coraggiosa? Io sì, insomma mi ha assistito dopo quasi tutta l'invernata. E sì che a un certo momento sento battere, sono andati via, era mia. Insomma mi viene, insomma mi commuove, insomma la scena che è successa. Allora io sono andato giù, 2 giorni che non davo né mangiavo e neanche non davo a fare i miei bisogni. Allora mi ha dato subito da mangiare, alloggio, sono andati via e dopo gli altri un po' alla volta sono ritornati tutti. No? Allora, come mai? Anzi, gli ho detto a quelli della barca, siete stati mia... Insomma, noi altri, sono da zio, chi è andato da nonno, chi è andato, insomma... sparpagliati e tutti nascondevano il fucile o chi nascondeva, e insomma siamo riuniti di nuovo e abbiamo cominciato Natale con la neve. È venuta una nevicata, cioè, che io non avevo mai visto, è andata avanti un 15 giorni e sotto la neve, insomma, se eravamo recuperati nella scuola. Il fornaio ci faceva il pane e noi dopo sulla cucina della scuola era quelli che facevano da mangiare, perché gli rifornivano degli elementari, le ditte, insomma i negozianti, non ci mancava niente. Vi aiutavano. Eravamo assistiti. E allora, dopo sta neve, io sono stato molto assistito da questa sfollata da Torino, che gli hanno bombardato la casa e gli hanno dato, che anzi abbiamo mantenuto un rapporto molto tutto l'inverno fino a Torino. E finito l'inverno della neve, ora ci hanno avviato, c'è un altro bombardamento, intanto gli americani sono arrivati nel Po. Insomma, a febbraio abbiamo avuto un regolamento, ma non pesante. E lì dopo siamo stati pacifici, siamo passati con aprile e organizzato. Allora io da staffetta sono andato di qua, sono andato perfino col carrozzino di quello che faceva le carrozze a Torino, a Rivella. Però durante l'inverno, quelli che facevano le pellicce a Torino ci hanno mandato prima di Natale, prima del freddo, un carico di paltò. E io avevo l'incarico di andarli a distribuire a tutti, insomma mi davano sempre degli incarichi. E ho distribuito tutti i paltò. Era via un bel paltò, tutti quanti col paltò nuovo che mandava Rivella da Torino, che era in corso Regina Margherita, e ci ha mandato i paltò, che dopo ci ha mandato anche i giubbini, che è qua in fotografia. Dove? Questo qua. Eccolo. Eccolo qua. Questo è lei con... Questo, ecco, con la liberazione. Aspetta. E allora ne approfitto per chiederle quello che naturalmente... Aspetta. Chiedo a tutti, com'è stato il suo giorno della liberazione? Con Massimo Rendina. Dove lo avete vissuto? Torino, cioè, la banda, dopo abbiamo dormito in una caserma. Quindi voi avete partecipato alla liberazione di Torino? Sì, ma ormai Torino, Milano era libero, no? Sì. E siamo andati a Torino e abbiamo visto le fotografie del Duce, peccato perché a Milano sono arrivati un giorno prima. Certo. E Torino si è risvegliata, insomma. La banda comunale che suonava, era Torino in festa. Però prima della festa a Torino ci sono stati molti combattimenti, perché sì, c'erano i franchi tiratori, i cecchini. Non è stata facile. Adesso dove siamo andati a dormire noi? C'era la piazza proprio vicino alla caserma dove i carabinieri, era un campanile, e uno è andato a fare il cecchino sul campanile
E sì che sto cecchino dai spara, finalmente che a un certo momento sono andati a prenderlo e l'hanno portato e l'ho visto fucilare, tutti gli hanno sparato, ah maledetto, insomma questo qua sparava da campana, ma se c'è l'armistizio, ho visto anche quella scena proprio da cecchini, dopo un altro... Poi c'è stata invece la grande festa... so che ai primi di maggio c'è stata in Piazza Vittorio a Torino la sfilata, c'era anche lei? Sì, perché erano tutti gruppi organizzati dopo la data che è lì. Durata di permanenza nelle formazioni partigiane dal 19 settembre, qua c'è scritto 43, sì, al 5 maggio 45, perché infatti a maggio 45 c'è la grande sfilata dei partigiani per Torino. E allora ai grandi motori dove c'era il nostro comando se ne hanno dato anche dei soldi nel premio di liberazione e siamo stati liquidati così, e dopo finché avevamo soldi anche in compagnia si andava bene, e a me mi hanno fatto anche la carta d'identità di residenza a Torino, ma a un certo momento se manca i soldi, era il mio amico stesso della barca, voi andiamo a lavorare. Ora siamo andati dal fratello di Massimo Rendina, che era ingegnere e aveva l'impresa degli impianti della luce elettrica, e siamo andati a casa da Massimo Rendina, che abita dietro la caserma Cernaia, ho conosciuto la mamma, e ci ha detto andate da mia Rendina, mi ha detto andate da mio fratello se vi dà un lavoro o no, e lui ha detto sì, andate in non so che valle a fare gli impianti, abbiamo a fare tutti gli impianti, e altro che la sema, come insomma, no, abbiamo rifiutato. E allora cosa ho fatto io? Conoscevo uno che lavorava in una fabbrica e gli ho detto non c'è un posto da fare magari il guardiano, essendo stato carabiniere, perché quello era già un ex carabiniere, allora gli ha chiesto, e ha detto se lo prendiamo subito basta che abbia il congedo, e io sono andato, ecco, ah sei quello del tenente Porta, ecco adesso mi Porta. Il tenente Porta, sì. Figlio di un colonnello era. E dopo gli racconto, se vuoi, il tenente Porta. E allora ero arrivato. Sì, dice che gli hanno offerto il posto, se aveva il congedo. Mi hanno dato il congedo. No, non mi hanno dato il congedo. Ma tu sei pazzo, detto. La tua classe non hai finito la firma. No. E allora, allora sono ritornato a fare il carabiniere. E a Torino mi hanno fatto scegliere l'ordine del tenente Porta. Adesso gli dico che fine è scappato dal carcere, cosa ha fatto? Che l'ho trovato dopo la liberazione, mi ha portato dove lui è stato, in ospedale, è venuto fuori, era vicino al carcere dalla parte di là della ferrovia, e conosceva qualcuno forse, l'hanno vestito da medico e ha fatto la figura del medico e si è salvato così. E lì quando mi ha trovato a Porta Nova, vieni, sono andato dove lui è stato. E io poi mi sono fatto il rientro nei carabinieri, e dai carabinieri allora dice c'è tre zone da fare, Padova, Milan e Torino. E ho scelto Padova, però prima di mandarmi a Padova mi hanno fatto fare un mese di riabilitazione. E ha potuto rivedere la sua famiglia? Sì, dopo mi hanno mandato a Padova, mi hanno dato subito la licenza, essendo scapolo, mi hanno destinato alla stazione Scalo, e ho fatto 2 anni in stazione Scalo a Padova. So che dopo, nel dopoguerra, l'hanno mandata anche in Sicilia. E dopo, prima, ecco là che mi sono stufato, e sì che alla fine del 45, alla fine del 45, no, 46, alla fine era prima di Natale, siccome che il bandito Giuliano era un separatista, no? E quando invece che i separatisti sono stati, allora ha fatto il bandito, sparava alle caserme di carabinieri, insomma faceva strage, e
allora hanno fatto un plotone di carabinieri scapoli e erano andato a Palermo, sicché a Montelepre, a caccia del bandito Giuliano. E anche là siamo andati a finire dove c'era una chiesa, una toia, e tutti noi altri, un po' di qua, un po' di là, insomma, 20 di noi, un plotone eravamo, insomma, divisi ora ci siamo associati a reparti di fanteria con due o tre carabinieri e abbiamo visitato questo, ma il bandito non l'abbiamo preso. Siamo venuti via, poi l'hanno ammassato subito. Quando nel dopoguerra lei ha continuato a fare il carabiniere, Sì. il fatto di essere stato partigiano era visto bene o era visto male dagli altri? Ah no, ma no, anzi, Era complimenti. un titolo d'onore. Titolo d'onore, sì, perché poi i carabinieri erano i traditori, con cui i fascisti erano i traditori della patria. Erano considerati già E antifascisti. poi anche quelli che erano carabinieri che sono stati deportati in Germania, tutto, sono stati meglio, diciamo, sei stato meglio di noi, non era un complimento che facevano. No, non c'è successo mai Io niente. so che poi nel dopoguerra lei non ha appunto, lei già prima mi ha raccontato che la politica non la interessava, non ha avuto rapporti con l'ANPI, con le associazioni No, partigiane, non mi non la sono iscritto perché interessavano. quando dopo mi sono venendo giù da Palermo e sono arrivato a Padova e mi hanno detto: vuoi raffermarti o vuoi andare in congedo? Perché adesso la tua classe va in congedo. Io sono stato un po' smontato, insomma, con questo fatto il battaglione di qua, il battaglione. E dico no, vado a casa. Sono arrivato a Venezia, ho cominciato ad andare in distretto che c'era l'associazione dei combattenti e poi sono andato sulla riva, insomma, e tutti mi dicevano: ma cosa fai, che titolo hai? Insomma, mi sono smontato e sono venuto a guarda perché mio cognato, che eravamo ancora fidanzati con mia moglie, ha detto: a me mi serve un secondo, e sono fatto 2 anni secondo vetraio, e dopo 2 anni serviva un primo, che è la fabbrica che lei, andando qua alla sinistra, vede ancora che stanno facendo un albergo, e ho fatto 3 anni fonditore vetraio. E dopo E avete aperto il negozio di ora mi è torte. venuto la poliposi nasale. E non respiravo per il naso, no? E io facevo le fondite, no? Facevo 4 quintali di vetro alla notte, no? Venivano 50 operai a lavorare in fabbrica, no? E io dovevo preparargli il vetro per 50 operai, ma ero forte una volta. Insomma, io sono sempre stato, diciamo così, no, forte, ma fisicamente stavo bene. Ancora adesso. E allora quelli della fabbrica dicono: io non respiro più qua. Allora i miei cognati: dai, c'è il professor Spagno, che quella volta era sindaco, non so, aveva la medicina, insomma, a Venezia, era il professore della medicina all'ospedale. E dice: un bravo professore, dagli l'appuntamento. E io sì, sono andato, lui mi ha fatto i raggi, mi ha visitato, e poi mi fa: se vuoi vivere, lascia subito la fabbrica, perché a 40 anni tu, e quando hai i polipi te li devi levare. Ma no, da me, da dottore, la poliposi fa parte dell'otorinolaringoiatria, no? E sicché vanto e dico: come fai? Va all'aria aperta e non fumare. E mangia quello che fa tua moglie. E bevi un bicchiere di vino buono quando mangi, e cerca di non andare dai dottori perché ti ordinano solo pastiglie. E sicché io ho smesso di fumare, sono venuto qui da San Mistrali, che aveva fatto tutto questo quartiere nuovo, no? Erano 13 negozi, tutti aperti, insomma, e qui cominciava Murano, andava su di Grazie. giri, stavano facendo quella scuola. Dice: ho un negozio.
E questo è Però ho stato. detto, manca solo il fruttivendolo. E vabbè, dico, allora l'ha riaperta, mi sono preso il negozio e dico, ma non ho tutti i soldi da dargli, mi ridrai quando ce l'hai, Samistra lì. E sì che col tempo, dopo su, quella casa lì, Lina che ha fatto quelle case, sono venuti in primavera, io ho cominciato in autunno, ma l'inverno è stato un po' duretto perché ho cominciato con la barca a remi. In primavera, cioè, si è riempito le case di gente, Murano era e pieno di anche, soldi. Ma, e quindi anche il negozio ha decollato. Cioè, io mi sono comprato la casa per sposarmi e anche il negozio lavorando in fabbrica. E sì che tutte queste fabbriche, le case qui sono nate a funghi, è un paese insomma. Io le devo fare un'ultima domanda che riguarda la sua storia partigiana, il motivo per cui ci siamo incontrati. Parlandone così tanto tempo dopo, perché sono passati 75 anni da allora, il fatto di essere stato partigiano lo rivendica ancora? È certo. Una scelta di vita? Scelta bella, ma poi che poi un mio cugino ha perso la vita, e i miei fratelli erano isolati nell'isola qua e io mi trovavo a Torino, ma dopo io sono stato contento sempre a fare il carabiniere, a fare il partigiano, a lavorare come che ho lavorato qui, a fonditore facevo 12 ore alla notte. Quindi anche pensando che Italia è venuta fuori, sì, dopo la liberazione? Ma è una bellezza, perché prima era solo fame. Noi da ragazzi non abbiamo fatto solo le elementari, era fame. Allora possiamo dire che anche la sua esperienza partigiana ha contribuito a migliorare, sì, l'Italia. E me li sono conservati tutti e li faccio vedere. Ma ce n'è uno che vorrei che lo leggesse, deve essere sì. Questo. Dichiarazione integrativa per l'equiparazione delle qualifiche gerarchiche partigiane. Dice, sì, 19ª Brigata Garibaldi, prima divisione, Basso Monferrato, comandante nucleo, sergente, periodo di servizio dal 1 ottobre 44 al 7 giugno 45. Questo. Ma se pensi che io, ma mi hanno qualificato perché? Quello che facevo io nessuno lo voleva fare, no? Da partigiano. E quello che è scritto qui invece, firmato da Ferruccio Pari. Ferruccio Pari, dopo sì. La guerra, per l'encomio solenne, insomma. Sì. Costantini Aldo, combatté per la libertà nella guerra partigiana, che arse sui monti, nei piani, nelle città d'Italia, contro i nemici, all'umanità e alla patria. Questo brevetto di partigiano. E questo, ma quello ancora più. Sì, questa è la commissione per l'accertamento delle qualifiche partigiane e questa è l'attività clandestina svolta dal titolare, questa è la sua foto da ragazzo. Sì, sì, è. Quello avevo 20 anni. No? La ringrazio moltissimo, è stata una bellissima testimonianza e sono contento di essere venuto a trovarla. No, avevo in mente di dirgli un'altra cosa. A me mi hanno dato quei gradi, siccome che dove è con Massimo Rendina e avevano bisogno di uno che facesse la staffetta, no? Allora io facevo la staffetta, andavo di paese, portavo lettere. E quando che Rivella di Torino, che ci mandavano i vestiti, a me mi davano le carte di andare a Cocconato, che mi davano i vestiti. No, questo ce l'ha detto, di distribuirli. Sì. E quel incarico che io portavo, insomma, ma quel giubbino lì, sì. Le pellicce che si mandavano in montagna. Sì, ma lei dice staffetta come se fosse una diminuzione, invece rischiavano di più a volte le staffette. Avevo 20 anni, cioè avevo. Grazie di cuore.